Domani alle 19:30 il big match Ascoli-Pescara in diretta in chiaro su Rete 8 con ampio prepartita a partire dalle 18:30. Questa mattina ha parlato in conferenza stampa il tecnico biancazzurro Silvio Baldini, unico assente Lorenzo Lonardi. Baldini ha svelato subito la formazione: Plizzari tre pali, Pierozzi, Brosco, Pellacani e Crialese in difesa, squizzato con D'Agasso e Valzania in mediana, davanti Cangiano e Bentivegna a supporto di Edoardo Vergani. Questi titolari, ma Baldini ha detto, saranno fondamentali coloro che subentreranno dalla panchina. Non esistono titolari e riserve. E poi, cosa molto importante, stringerò la mano a Mimmo Di Carlo. I passaggi chiave della conferenza stampa di Silvio Baldini con le immagini di Diego Martelli. Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellicani, Crialese, Squizzato, Valzania, D'Agasso, Cangiano, Vergani e Bentivegna. Una precisazione: questi non sono i titolari, sono i giocatori che iniziano la partita, perché le riserve non esistono. Perché se noi ragioniamo titolari e riserve, perdiamo il nostro spirito, perdiamo il nostro gruppo perde di valore, perché sono giocatori che se partono all'inizio e poi li fai uscire e ne fai entrare altri, sicuramente non otteniamo quello che invece otteniamo facendo entrare altri giocatori il secondo tempo invece che far ripartire il primo, e ci sono diversi esempi, e quindi volevo fare questa precisazione e basta. La storia finisce lì, punto, ognuno pensa alla sua squadra. È la prima settimana questa senza Lorenzo Lonardi dopo l'infortunio con il Carpi. Dal punto di vista strettamente tecnico e tattico, cosa perde il Pescara? E poi si dice sempre nella vita in generale che quando c'è un episodio negativo bisogna essere bravi a cercare di costruirci qualche opportunità positiva. Ecco, cosa può far vedere di nuovo il Pescara senza Lonardi che magari migliora qualcosa? Grazie. Quello che abbiamo fatto vedere a Terni la prima partita. A Terni la prima partita, anzi quando Lonardi è entrato abbiamo preso gol, poi l'abbiamo subito rifatto. Ma intanto abbiamo perso un bravissimo ragazzo, al di là del giocatore, che era un giocatore che al Pescara faceva comodo, ma queste sono cose che capitano, no? Sono cose che capitano, bisogna accettarle così, come ti capita nella vita. Ci sono tante cose che capitano, che vorresti che non capitano, ma quando una volta arrivano se ne prende atto e si affronta la situazione. Però non mi sembra una situazione così drammatica, una situazione così disperata, che senza Lonardi non si può più giocare a calcio, oppure il Pescara senza Lonardi ha perso tutta la sua identità. Lonardi era un giocatore non importante, importantissimo per il Pescara, ma siccome la vita è questa, oggi lui non c'è più, dobbiamo fare con quelli che ci abbiamo. E all'inizio, come ho detto, quando ho fatto la formazione, non ho detto che questi sono i titolari. Questi sono quelli che partiranno dall'inizio. Perché poi, come è successo anche a Rimini, siamo partiti e dopo 24, 23, 24 minuti, 25 minuti abbiamo cambiato i giocatori. Quindi cosa possiamo dire? Che quelli erano i titolari? Siamo tutti i titolari. È che chi, secondo me, parte prima è perché la gara all'inizio ha delle linee guida con certe caratteristiche, quasi tutte le partite. Mentre nel secondo tempo ci sono altre linee guida, e per spiegare cosa sono le linee guida, sono gli eventi che capitano quando giochi la partita, quando i giocatori sono freschi, invece quando i giocatori sono stanchi. Se no qualcuno dice: cosa sono le linee guida? Cosa sono i binari del treno? Due cose, una su un giocatore importante del Pescara, una su un giocatore dell'Ascoli, ma non sul piano tattico della partita, proprio su come si limita quel tipo di giocatore. Sul Pescara dico Merola, perché lei ha provato a lanciarlo dal primo minuto con il Carpi, ma è oggettivo che non sia ancora il Davide Merola dell'anno scorso. Come procede il recupero di Davide e quando pensa possa essere pronto? Mentre sull'Ascoli, come si limita un giocatore con le caratteristiche da trequartista puro come Tremolata? Sull'Ascoli non ti rispondo, perché non è mio giocatore, quindi non ti rispondo. Fatto da Merola, ti dico, Merola in questo momento non conta se parte all'inizio o parte dopo.
ci sarà delle partite che partirà all'inizio perché può mettere in difficoltà l'avversario subito all'inizio e altre partirà dopo, però Merola è già un giocatore integrato nel Pescara e quindi deve dare il suo contributo ogni volta che è chiamato in causa, o prima o dopo. Perché se diciamo che era Merola deve sempre partire prima, allora non conta titolare e riserve. Cioè, è la partita che decide. Comunque sta meglio. Sì. Alla partenza dall'EKK Hotel la squadra è stata salutata dai tifosi biancazzurri che domani non saranno ad Ascoli.